Grazie. Adesso è per me un piacere invitare qui sul palco, insieme a altri senatori, il nostro Stefano Bertacco, che per primo ha fatto aprire per Fratelli d'Italia la delegazione al Senato e poi è stato seguito da altri senatori. E quindi grazie a Stefano Bertacco la nostra formazione politica è presente anche al Senato della Repubblica. La parola a Stefano Bertacco, accompagnato dagli altri senatori di Fratelli d'Italia. Allora, buongiorno a tutti. Intanto grazie dell'opportunità. Bertacco, volevamo ringraziare. Allora, questa truppa di illustri signori che... Buongiorno a tutti. Questa truppa di illustri signori che vedete qui, avete già conosciuto Bartolomeo Amidei che vi ha parlato di agricoltura, è niente po' di meno che la truppa di Fratelli d'Italia al Senato della Repubblica, dove noi siamo sbarcati, non essendo stati presenti inizio di legislatura, grazie all'adesione di queste tre persone che hanno deciso che noi eravamo la realtà più credibile tra quelle in campo. Stefano Bertacco, Bruno Mancuso e Bartolomeo Amidei. La parola a Stefano. Grazie, grazie Giorgia. Per me, dicevo, è un onore essere qui, è un onore poter parlare. È difficile parlare dopo che ho sentito le parole del ministro Guidi. Io, oltre che a fare il senatore, faccio anche l'assessore ai servizi sociali nella appena nata Giunta Sguarino, quindi ho sentito anche il mio sindaco poco fa parlare. Però alcuni argomenti vorrei riprenderli, partendo da una citazione. Persona che ama la patria e mostra il suo amore lottando per essa, è la definizione di patriota del vocabolario Treccani. Io spero che da qui a poco questa citazione, questa definizione sia arricchita da significato di patriota / aderente a Fratelli d'Italia, perché noi tutti siamo dei grandi patrioti. E allora io mi occupo di sociale e mi veniva da portare e dire qualche messaggio nei confronti dell'immigrazione. Ho sentito tante cose, condivido tutto quello che è stato detto, ma io veramente sono stufo tutti i giorni dover lottare con i nostri cittadini, con gli italiani, che mi dicono che non ce la fanno più. I nostri anziani, se voi andate ai supermercati a fare la spesa, girano con la calcolatrice, fanno il conto prima di arrivare alla cassa, per vedere cosa possono comprare e cosa devono lasciare giù. E nessuno gli dà 37 euro al giorno. Allora io sono stufo di sentirmi dare del razzista, perché cerco di fare una politica che sia più vicina ai nostri cittadini, perché CAS per me significa centro arricchimento con gli schiavi, non centro di accoglienza. Se questo è il modo di accogliere, io mi vergogno, non lo posso accettare. E quindi questa è una battaglia che deve essere fatta, perché in realtà il razzismo lo stanno facendo nei confronti degli italiani. Siamo discriminati in tutto, nell'assegnazione dei contributi, nell'assegnazione delle case, qualsiasi regolamento è fatto per privilegiare gli extracomunitari. Ed allora per davvero la battaglia va fatta fino in fondo, anche con i respingimenti, con i rimpatri, quelli fatti sul serio. E poi, non ricordo chi l'ha raccontato, forse Giorgia, la proposta del sindaco Raggi a Roma di dare 1000 euro a quelle famiglie che avrebbero preso in casa con sé un extracomunitario. Noi a Verona stiamo lanciando un progetto nuovo, che diamo un contributo a chi si tiene o prende il suo nonno in casa, che non lo mette in una casa di riposo, lo metterà solo nel momento in cui non sarà possibile fare altro, perché vivere e se possibile morire nella propria casa fa parte della dignità umana. E questo per quello che noi combattiamo, per il rispetto di coloro che hanno costruito questa Italia. Quando prima veniva ricordato da Bartolomeo il 4 novembre,
Il 4 novembre non è una data a caso, è il ricordo di tante persone che hanno sacrificato la vita e di tante altre che hanno avuto la fortuna di continuare a vivere e che oggi noi abbiamo il dovere di accudire. E quindi questo credo che sia una cosa particolarmente importante. Noi vogliamo non la buona scuola, quella che ha fatto questo governo, noi vogliamo la scuola. Noi vogliamo una scuola che ai nostri giovani dia la possibilità di far risaltare i propri talenti. Dobbiamo dare la possibilità a chi va a scuola di immaginare il proprio futuro e di poter scegliere in un'offerta formativa vasta, che sia il contatto col mondo del lavoro, non che sforniamo buoni a nulla come adesso fanno. E li riempiono la testa. Noi a Verona nelle scuole superiori abbiamo 6 ragazzi che in percorso avanzato di cambio sesso, 12 che stanno teorizzando l'ipotesi gender. E tutto questo perché gli abbiamo gonfiato la testa di cose inutili, di cose che sono aberranti solo a pensare. Quindi dobbiamo riprenderci in mano la scuola e per davvero costruire percorsi formativi che diano la possibilità ai nostri giovani di emergere, ma soprattutto di emergere per poter restare nel nostro paese. Siamo stufi di sentirci dire che siamo bravi, che esportiamo cervelli. Noi cervelli vogliamo tenerli qui. E poi, dopo il ministro Guidi, io lo chiamo ancora così, è difficile parlare di disabilità. Però permettetemi di dire una cosa, ha detto parole sante, mi vengono da definirle. Oggi noi sappiamo che fino a 40 anni fa, 50 anni fa, i genitori dei disabili hanno combattuto per vedere riconosciuti dei diritti. Oggi i genitori ci chiedono progetti di vita indipendente, progetti di vita, di inserimento lavorativo. Ha ragione il ministro Guidi quando dice basta, poverini, sfortunati, quelli che hanno bisogno. Dobbiamo dire basta a questo tipo di cultura e costruire percorsi che sono possibili. Noi in giro per l'Italia abbiamo esperienze bellissime di attività gestite in maniera totale da persone con disabilità. Dobbiamo anche aumentare la cultura nelle aziende per gli inserimenti mirati in maniera tale da dare prospettive e lavoro vero. Il tempo vedo che è trascorso, avrei tantissime altre cose da dire, ma io credo che il nostro dovere sia quello di prendersi cura del nostro popolo, dei nostri anziani, dei nostri vecchi che hanno fatto la storia d'Italia. Per cui con onore oggi dico un grande grazie a Giorgia Meloni, a tutti gli amici di Fratelli d'Italia, perché davvero sono tornato a respirare aria di casa. Buona giornata a tutti. Dopo Stefano Bertacchi.